Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo ritornati con Castle Crashers. Bene ragazzi, l'ultima volta ci siamo fermati a combattere contro quel boss gigante sul vulcano. Poi ho deciso di fermarmi per un momento per semplice fatto perché ho visto che c'è un'altra missione da fare sotto, tipo c'è quel castello industriale che ho sbagliato tasto, che sinceramente non ho fatto per sbaglio, cioè che non ho visto. Vediamo anche il pane che potrebbe servire. E ci sono andato giusto 2 secondi per controllare. Si doveva togliere la porta con il pane, quindi lo prendo in caso ci sono altre cose da distruggere, o almeno spero che non ci siano. Comunque, arrivati qui dovremmo completare questa parte. E poi ho visto che qui si continua la storia, cioè in pratica è così, visto che abbiamo visto quel tizio che scappa con quel diamante gigante in cui noi alla fine stiamo combattendo, a parte per le principesse. Allora, io direi di andare qui, che ho visto, dal castello c'era l'ultima principessa, nel castello industriale. Qui non so, comunque, se si dovrebbe per forza continuare, perché ho visto che sconfiggere quel boss alla fine ci darà quell'oggetto d'oro, che non so nemmeno a cosa serve. Tipo, non so nemmeno quali oggetti tengo io attualmente. Sono andato tipo nel fabbro, cioè all'inizio della storia, tipo qui, vi faccio vedere. Per cambiare le armi, vedere un po' di armi che avevo, mi sono accorto che c'era uno di questi oggetti misteriosi in cui ho preso questo oggetto. Comunque ragazzi, andiamo in questa parte a completare questo livello e passiamo avanti. Penso che questo episodio sarà tutto su questo livello probabilmente. Allora, siamo arrivati. Bene, perfetto, sconfiggiamo tutti velocemente. Oh cavolo, sono salito di livello, perfetto. Calma. E guarda, ma da quanto odio le persone che fanno danno, troppo danno. Dai, ok, abbiamo sconfitto anche questo. Andiamo avanti il presto possibile. Così vediamo cosa dobbiamo fare in questa parte. Ok, che cavolo sono quei soldati? Li vedo molto forti. Ok, lanciano bombe, quindi sono fortissimi. Rompono a rompere le scatole, però. Ma dopo. Vediamo prima questi qua e poi andiamo da questi tizi. Ok, calma con questi danni. Allora io direi di non sprecare pozioni e prendere il cosciotto. Eliminati tutti. Cazzo è? Ah, devo evitare questi cosi con calma. Ok, ora dovrei provare a salire. Okay. Olè, ho fatto tutto bene. E poi c'è una taglia sulla mia testa, ora che me ne accorgo, tipo 5 milioni, che cosa sono? Oppure no, 50.000 gold. Minchia, penso mi aspettavo di più per la mia testa. Ok, allora cerchiamo di fare a tempo. Aspettiamo, si abbassa, passiamo. Adesso, passiamo, si abbassa, passiamo. Ok, ci siamo riusciti senza sbagliare una volta. Ok, qui dobbiamo passare senza sbagliare. Non voglio perdere vita a caso, quindi cerchiamo di fare le cose con calma. Ok. Olè, ci sono riuscito. Ok, perfetto. Anche questa parte l'ho fatta velocemente. Ok, cosa devo fare? Scavalcare il muro? Ah, è un ascensore. Ok, perfetto, non ci ho fatto caso. Allora, quanti nemici, oh mio dio. Ragioniamo come sconfiggerli tutti. Così, velocemente, vai. Senza avere paura di questa cosa. Basta che facciamo sempre così. Gli spammoni. Oh, cavolo, mi ha preso quel tizio con la bomba. Che poi sono molto più carini questi soldati. Cioè, sono fatti bene. Visto che comunque è un'industria, quindi c'entra un po'. Un castello dell'industria. E poi quanti alleati ha questo magico mostro, cioè questo boss, alla fine sarebbe il boss finale, credo. E secondo me c'è tipo come se avesse riunito tutti gli uomini di ogni castello e stanno combattendo per lui. È l'unico castello che non si è alleato, tipo il nostro, che aveva questo diamante. Forse lui non ha fatto alleanza proprio per questo diamante, probabilmente. E tipo è riuscito ad allearsi con i barbari, con quel tizio che era il pianista, chiamiamolo così.
con questo che è il capo delle industrie, con quello che è del vulcano e svariati mostri probabilmente. E anche con i ladri, visto che siamo stati per un periodo in quei boschi e si sono alleati ai ladri. C'erano svariati nemici, insomma, si sono alleati. Oddio, quanto è grosso sto coso. Vai, allora ci dobbiamo trasformare qui. Vai, oh cavolo, mettiamo la pozione che sennò ci fanno male loro. Ok. Dai, che bellissimo questa scena. Cavolo, questo fa malissimo, eh. Ok, no, pensavo fosse morto. Prendiamo la pozione, non vorrei morire per la stupidaggine. Madonna, quanto cazzo è forte questo? Ok, è morto, finalmente. Poi mi ha dato una moneta. Ok, aspetta. Non so nemmeno cosa dà quello, quindi non prendiamolo a caso. Poi andiamo a vedere dove ha detto quella tizia. Andiamo a vedere che cavolo è. Allora andiamo avanti, che cavolo è? Ok, siamo arrivati da lui a quanto pare. Lui è boss. Vediamo cosa dobbiamo fare. Oh cavolo. Ok, dobbiamo colpire questi cosi a quanto pare. Ok, dobbiamo distruggere questi cosi, ok, perfetto. Ahia, mi sono scottato le chiappe. Che cavolo è sto coso? Ok, c'ho altre due pozioni, quindi dobbiamo. Porco Giuda, basta! Dai, 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 dai. Dai, possiamo farcela. Ora tocca a questo forse. Sta mano ha rotto le palle. Ok, distrutto. Dai, 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 ce la possiamo fare. No, non sono riuscito a distruggere. Vai, andiamo su questo, ok, distrutto. Ora sputa, ghiaccio quel coso. Dai, dai, dai. Cavolo. Mano maledetta. Ah, mamma mia, evitare combattere con tante cose qui. A volte ti fa proprio mutare quando combatti contro i boss. È un po' difficile anche giocarci. Credo che l'ultimo sia la mano. Ok, colpito. Ancora la mano. Ok, colpito ancora. Ma si può colpire questo? Ok, sì. Oh, questo è il lanciafiamme. Ok, dobbiamo stare attenti un po'. Ah, mi dimentico che lì ci bruciamo le chiappe. Dobbiamo stare un po' attenti. Ok. Ora dovrebbe tornare la manina. Oh, cavolo. Dice quella manina è fastidio. Cioè manina poi. Manona, casomai. In questo caso. Dai, vieni qui. Ok, è rimasta con pochissima vita. Questo che fa? Spara. Madò, quanto sono stupido. Non ho più pozioni. E continua a scottarmi le chiappe. Quando uno è ritardato come me. Dai, è rimasto con poca vita. Ahia, l'ho distrutta la mano, è rimasto solo questo. Dai, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Che arriva adesso? C'è solo lui. Ha cambiato potere, insomma, tipo. Dai, è rimasto con poca vita, porco giù. Basta fare con calma le cose, perché vado di fretta, purtroppo. Dai, è quasi morto, dai, è quasi morto. Ok, ora cambia potere. Metterà il ghiaccio probabilmente. Spero. Dai. Dai, guardate quanti HP! Non è un cazzo. Nemmeno io. Usa l'arco. Vediamo se riesco a sconfiggerlo con l'arco. Non credo. Ok, distrutto con l'arco. Almeno abbiamo completato. Ok, dove sta andando lui? Ah, non l'abbiamo sconfitto. Ah no, l'ha rimasto lì. Possiamo andare a picchiarlo. Muori pezzo di merda. Ok, abbiamo trovato quest'altro oggetto. Che non so a cosa serve. Andiamo a vedere cosa ci mostrerà. Ah, dove si trova la principessa? Secondo me questo è l'ultimo castello che si trova proprio a fianco.
Addirittura che pensavo che avremmo sconfitto, cioè salvato la principessa. Ok, vediamo cosa abbiamo. Ah, siamo aumentati di livello. Ah, ci dà un'ora quando aumentiamo di livello. Io devo aumentare un po' la difesa. Ecco, questi sono gli oggetti di cui parlavo. Farò vedere. Tipo, ci abbiamo già l'arco che abbiamo partito all'inizio. Questo l'ho trovato dal fabbro e ora abbiamo il cannocchiale. Io credo che questo si troverà tipo. Vabbè, questo sappiamo dove si trova, da quel mostro gigante. Che direi per adesso di fermarci un po', perché credo che siamo un po' troppo deboli come personaggio per sconfiggerlo attualmente. Poi andiamo a vedere quando sconfiggerlo. Per adesso ci fermiamo e andiamo avanti, andiamo sulla banchina a quanto pare. Va bene ragazzi, abbiamo distrutto anche questo castello. Di sopra ci manca solo quel livello, l'ultimo. E da qui noi abbiamo visto che si vede il prossimo castello, che secondo me si troverà in questo punto, da questa parte si troverà. Ok ragazzi, andiamo avanti. Nel prossimo episodio ci fermiamo adesso qui. Lo so che questo qua sarà piccolino, ma era giusto per completare quel mondo. E poi passiamo alla prossima storia che si andrà da qui. Quindi ragazzi, andremo verso di qua, cercando di completare più livelli possibili e cercare di salvare quella povera principessa e sbloccare tutti quegli oggetti che probabilmente serviranno per quel boss, credo, per farceli sbloccare tutti, quindi deduco di sì. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo qui vi sia piaciuto e fatemelo sapere con un bel pollicione in su. E ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!